Sogni, ambizioni, speranze, tutto questo è Terra e Vita. Seguiteci! Questa nuova puntata del progetto Recupero Terra e Vita, e siamo qui in compagnia con Cristian Molinari, sindaco di Rogno, benvenuto. Grazie. E al quale chiedo subito una cosa che mi incuriosisce: cos'è per un comune come quello di Rogno avere una realtà di questo tipo sul territorio e che tipo di relazione avete intessuto nel tempo? Per il Comune di Rogno è sicuramente una ricchezza e una risorsa avere delle realtà di questo tipo che tanto possono fare per tante persone. Da sempre c'è un'interazione tra l'amministrazione comunale, il comune e le cooperative su tanti fronti, su quelle che può essere la sensibilizzazione, su quello che possono essere tante collaborazioni che vengono fatte sia nelle cooperative sia all'interno del nostro tessuto del territorio. Io ho la fortuna di essere amministratore da tanti anni e ho potuto partecipare anche negli anni passati anche degli incontri con i ragazzi dove si è parlato di sport, dove si è parlato delle esperienze proprie personali di vita su a 360 gradi, perciò è sicuramente una ricchezza e sicuramente per il comune è sicuramente una bellissima cosa avere questa realtà sul nostro territorio. Ecco, nello specifico il progetto di cui stiamo parlando, quindi Recupero Terra e Vita, come vi ha visti coinvolti? Allora, ci ha visto coinvolti come diciamo partner, abbiamo dato il patrocinio a questa iniziativa e siamo molto contenti perché si parla dalla possibilità appunto di inserire delle persone nell'attività lavorativa, ma un'attività lavorativa particolare legata al territorio, legata all'ambiente, alla nostra agricoltura, al recupero dei muri, dei nostri terrazzamenti, alla coltivazione dell'olivo, che è anche una pianta che è simbolo anche proprio nel logo del Comune di Rogno, come pianta forte, pianta di vita, pianta simbolo di pace. Perciò è sicuramente un progetto che ci soddisfa nella maniera più piena, oltre al fatto che appunto da questo progetto è nata la possibilità per tanti ragazzi di avere una formazione, di imparare qualcosa di nuovo, di avere degli stimoli e sicuramente potersi formare in un settore che nel futuro si spera anche da amministratori sempre più possa coinvolgere le nostre terre. La coltivazione dell'olivo, il recupero diciamo dell'agricoltura anche di campagna, di montagna è fondamentale penso per tutta la Valle Camonica e per tutto l'Alto Sevigno. Benissimo, lei per concludere ha parlato di futuro, cos'è che si auspica per il prossimo futuro, visto che diciamo così ci sono scadenze elettorali che poi le amministrazioni possono anche cambiare, ma le collaborazioni sarebbe bene rimanessero, no? Certo. A giugno tante amministrazioni della Valle Camonica, compreso Rogno, andrà a rinnovo. Io mi auguro di poter essere rinnovato, ma anche se così non fosse, io mi auguro per il Comune di Rogno che si continui questa collaborazione con le cooperative, perché quello che si è creato in questi anni è importante. Ed è importante sia per i ragazzi ospiti delle cooperative, ma anche per chi è fuori, per la comunità, per i nostri giovani, perché appunto si parla di vita a 360 gradi e questa collaborazione è una collaborazione che auspico e sicuramente farò tutto il possibile perché possa continuare nel tempo. Grazie mille, nel ringraziare il signor sindaco per questo suo intervento, a voi tutti do l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci! Grazie.